Ciao a tutti, oggi prepareremo le patate duchessa. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate, acqua, burro, parmigiano, tuorli, sale e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo lavato, sbucciato e tagliato a fettine le patate e le abbiamo posizionate nel cestello. Versiamo all'interno del boccale l'acqua. Ora posizioniamo il cestello e azioniamo il bimby per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Rimuoviamo il cestello svuotiamo il boccale e riposizioniamo le patate all'interno del boccale. Riposizioniamo il boccale, mettiamo la farfalla sopra le lame e mettiamo le patate all'interno del boccale. Aggiungiamo il burro e azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 3. Aggiungere il parmigiano, i tuorli, le sale e la noce moscata. Azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 3. Trasferiamo il composto in una sacca a poche con il beccuccio a stella. Abbiamo trasferito il composto in una sacca a poche col beccuccio a stella, adesso formeremo le patate duchessa. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa o fino a doratura. Le patate duchessa sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Patate duchessa, grazie e alla prossima ricetta!